Ciao Alfredo. Ciao Lino. Senti, puoi spiegare un po' come si abbina la festa dell'uva di quest'anno di Solopaca con il Vino Veritas? Certo, il Vino Veritas è un progetto voluto da 5 amministrazioni comunali: Solopaca, Popisi, Torrecuso, Vitulano e Ponte. E noi come amministrazione comunale di Solopaca abbiamo scelto di inserire il Vino Veritas all'interno della festa dell'uva. Ci saranno 3 serate con 3 eventi musicali, un laboratorio didattico per bambini e delle conferenze insieme al gemellaggio con la città di Arce in Serbia. Senti, un'altra cosa, questo progetto è coordinato da chi? Dal comune di Torrecuso, ente capofila. E quindi Solopaca finanzia o riceve? Solopaca riceve 20.000 euro come partner. Un'altra cosa. Spesi interamente per la festa dell'uva. Del paesaggio vitivinicolo della Valle Telesina e il patrimonio UNESCO, hai sentito parlare? Qualcosa sì, ma non la sto seguendo io. Più o meno cosa hai sentito? Ho sentito che Guardia San Framondi si è fatta promotrice di inserire il patrimonio vitivinicolo della Valle Telesina come bene dell'umanità dell'UNESCO. Che ne pensi? È una cosa positivissima. Speriamo che vada avanti e che si riesca a fare questa cosa. Tu sei assessore a che cosa? Turismo e spettacolo, quindi, sport e lavori pubblici. Quindi ti occupi pure di questa cosa? Certo. Ok, thank you. Ciao Lino, grazie.